Benvenuti, bentornati a tutti. Oggi abbiamo qui questo, che è un videoregistratore della Sony, che mi è stato dato da una persona che mi segue su YouTube, Valentino si chiama, perché in teoria, perché aveva dei problemi di caricamento, di trascinamento, insomma, in buona sostanza ci doveva essere la cinghia da cambiare. In realtà, rispetto a quando lui l'ha usato l'ultima volta, è degenerato ulteriormente, si è semplicemente mangiato la cassetta. Infatti, come vedete, c'è qua dentro una cassetta che ovviamente è una fake tape. Sempre usare la fake tape come prima cassetta per provare un videoregistratore che non si conosce e che non mi risputa più fuori. Quindi se io ad esempio ora lo accendo, poi ve lo farò più vedere più da vicino, però se io lo accendo, come vedete, fa un mezzo movimento della meccanica e poi si spegne. Lo riaccendo, ok, è fisso così, vado a premere il tasto Eject e si va a spegnere nuovamente senza restituirmi la cassetta. Quindi oggi che cosa faremo? Più che una vera e propria riparazione, vi insegnerò come si estrae una cassetta incastrata senza spaccare nulla, in maniera pulita e ordinata, da questo tipo di meccanica. È evidente che le meccaniche non sono tutte uguali, quindi ogni meccanica ha la sua tecnica per estrarre una cassetta incastrata, non valgono sempre le stesse regole. In generale però quello che vi serve è un alimentatore a 12 volt con dei morsettini volanti per poter alimentare il motore di caricamento della cassetta indipendentemente. Comunque ora ci avviciniamo, così ve lo spiego più da vicino. Come vedete, se io vado ad accendere fa un mezzo movimento di meccanica, carica su il nastro, che per fortuna non c'è perché sennò se lo sarebbe già mangiato, arriva a metà, si blocca e la cassetta rimane incastrata, lampeggia ma resta fermo. Come facciamo in questo caso? Innanzitutto stacchiamo la spina, il videoregistratore non deve essere alimentato, nel dubbio stacchiamo anche il cavo scarta anche se non serve, e se possibile, in questo caso è possibile, scolleghiamo l'alimentazione del motore. In questo caso è un semplice flat, quindi è possibile. Molto spesso questo cavetto è saldato e quindi in quel caso non è possibile disconnetterlo con tanta facilità, però per fortuna in questo caso possiamo. Qua dietro il motore, tutti i motori hanno due morsettini che sono quelli di collegamento di alimentazione, quelli che lo fanno girare. Purtroppo è fuori fuoco, però queste due qua che vedete qua sotto sono le saldature di alimentazione del motore, quei due punti di stagno. Perciò dando alimentazione da quei due punti questo motore gira, fa girare tutto questo meccanismo e scarica la cassetta. Attenzione che prima di fare questo i perni devono trovarsi in posizione scarico, soprattutto se la cassetta all'interno ha del nastro. In questo caso è abbastanza indifferente perché è una cassetta finta, quindi senza nastro, ma se la cassetta all'interno è una vera cassetta è fondamentale far andare indietro questi. Nei vecchi videoregistratori si poteva aprire il fondo e accedere alla cinghia di caricamento per fare manualmente questa cosa. Nei modelli più moderni invece non è più accessibile, infatti come vedete la scheda elettronica del videoregistratore prosegue al di sotto della meccanica, lo si può vedere ad esempio dai buchi dove passano i perni guida nastro. Il risultato quindi è che ovviamente non è possibile accedere alla cinghia per farla girare manualmente, perciò per quanto possibile facciamo scaricare i perni dando alimentazione al motore. Vedete che sono lì, ora io accendo probabilmente non va perché non ho ricollegato il motorino, ok. Ecco, ha scaricato, stacchiamo immediatamente la spina in modo che i perni rimangano in posizione di scarico. A questo punto, come dicevo, stacchiamo il motorino e daremo alimentazione su quelle due basette qua dietro. Ora, il nastro, che non c'è, ma immaginate che ci sia, sarebbe completamente scaricato e riavvolto all'interno della cassetta. Per quanto riguarda invece l'espulsione, appunto, c'è questo motorino di espulsione. Quindi con la macchina disalimentata prendiamo due morsettini di alimentazione a 12 volt e andiamo a toccare i contatti dietro il motore, facendo attenzione ovviamente a non mandarli in corto, quindi uno sotto qui e uno sopra qui. Come vedete, lentamente la meccanica avanza in posizione. Ok, come avete visto ha fatto dei movimenti ma la cassetta effettivamente non l'ha scaricata, perché semplicemente bisogna farlo girare nel senso inverso. Quando non scarica in un senso lo si fa nell'altro senso, quindi basta invertire la polarità. Prima avevamo messo il negativo sotto e il positivo sopra e adesso è arrivato a fine corsa e quindi in questa posizione non gira più, perciò andiamo a dare alimentazione nell'altra polarità, quindi con il positivo sotto e il negativo sopra. Il motore a questo punto dovrebbe girare in senso inverso. Ecco fatto. Come avete visto, la cassetta a questo punto è uscita.
talvolta è necessario provare più di una volta, perché l'assetto delle camme sotto del videoregistratore potrebbe non essere quello corretto. Ora che la cassetta è uscita, rifacciamo. Quindi, videoregistratore acceso, carichiamo all'interno la cassetta. Come vedete viene caricata. Fa un mezzo caricamento. Si blocca in posizione. A questo punto, togliendo sempre alimentazione, perché sennò rischiamo di bruciare il circuito che sta dall'altra parte, diamo alimentazione sui morsettini. Ecco fatto. Cassetta uscita. Ed ecco fatto, così abbiamo imparato oggi come con un paio di fili volanti si può ritirare fuori una cassetta da un videoregistratore senza rompere niente, né il videoregistratore né la cassetta, cosa che non è sempre così facile. Detto questo, io vi saluto, il video di oggi molto breve finisce qui, vi lascio qua di fianco degli altri video da vedere nell'attesa che esca il prossimo e ci vediamo come al solito mercoledì o sabato con un altro video. Ciao!